La guerra in Ucraina e il dramma di donne e bambini sono i temi principali del presepe vivente di Agnone, portato in scena la sera della vigilia di Natale dal Cenacolo Culturale Camillo Carlomagno, dopo l'andocciata della tradizione. Caino vincerà ancora? Il titolo scelto dagli organizzatori con i testi di Giorgio Marcovecchio, che dal 1962 prepara la natività più longeva del Molise. Non solo il conflitto dell'Europa dell'Est, tra i contenuti anche bullismo, figlicidio e la libertà negata alle donne in Medio Oriente. Cornice dell'evento, Largo Sabelli, lungo la scalinata della chiesa Sant'Antonio Abate. Una cinquantina gli attori e i tecnici coinvolti nella preparazione delle scene, guidate dal regista Saverio Lagamba, per la direzione artistica di Giuseppe De Martino. Tra gli interpreti anche Ahmed Abdi Mohamed, un 21enne somalo che ha indossato i panni di un re magio. Gesù Bambino è stato invece interpretato da Brando Orlando, uno degli ultimi nati ad Agnone. La scenografia curata da Paola Patriarca, mentre la selezione musicale affidata a Roberto e Tancredi Carlomagno. La 62esima edizione del presepe vivente di Agnone è stata dedicata all'attrice Paola Cerimele, scomparsa tragicamente in un incidente stradale nell'agosto scorso, e ad Aldo Parente, il frate cappuccino amato dai giovani agnonesi, deceduto il 27 ottobre scorso.